comprarla, la nostra casa, cosa dici? Nostra? Mia di tua? Cinque... No, di Super Tennis, Super Tennis. Possiamo fare la nuova sede. Bellissimo, bello però, sta. Carina. Dai, questa città molto. Andiamo a vedere il ponte. Dai. Vai. Siamo a Treviso, andremo a visitare l'Eurosporting, ma in questo momento siamo su Ponte Dante. Te hai studiato Dante? Certo. Sì, allora traducimi in prosa questa frase, dai. Leggere so leggere, dai, dove vai, sile e cagnan s'accompagna. Cosa vuol dire? Che c'è il sile da una parte, il cagnan dall'altra e qui si incontrano. Chieppa, voto 8-9 in italiano. Comunque, voglio dire una cosa, dopo andremo dal vice sindaco. Galimberti, paradiso. Chieppa, inferno. L'angioletto abbiamo, sì. Dai, andiamo dal sindaco, al vice sindaco che è meglio. Iniziamo la visita dell'Eurosporting Treviso dalla città con il vice sindaco, assessore allo sport, Andrea, che ha volutamente spinto questo progetto nel lontano 2010-11, quando è arrivato, diciamo, in comune la proposta di ristrutturare e rimettere in vita l'Eurosporting, dico bene? Assolutamente sì, è un posto bellissimo all'interno in una villa veneta storica. Una ristrutturazione splendida all'interno di un contesto meraviglioso, sia da un punto di vista paesaggistico che da un punto di vista storico. Si respira molto sport, poi tu me lo potrai dire sicuramente essendo anche assessore allo sport. Assolutamente, devo dire, Treviso è tra le città più sportive d'Italia, senza, anche volendo andare al di là del tennis, tutti ricorderanno i successi che la città ha avuto nel basket, nella pallavolo. Saremo città europea dello sport nel 2022. Il vice sindaco da assessore allo sport è trasversale o ha uno sport in particolare nel cuore? Senza togliere nulla alle altre discipline, se dovessi spendere una mezza parolina in più, da buon trevigiano dovrei farlo per il rugby. Perfetto, possiamo continuare la giornata andando a visitare l'Eurosporting Treviso. Ciao a tutti, ciao. Dopo il Ponte Dante, dopo il vice sindaco, siamo con Claudio, il presidente dell'Eurosporting Treviso. Allora, raccontaci qualcosa di questo circolo, qualcosa della storia di questo circolo. Questo circolo nasce da lontano, nasce nel 1928, quindi ha una storia molto lunga alle spalle, ma la nostra storia è un po' più recente. Noi come Eurosporting l'abbiamo ripreso, preso per la prima volta vincendo un bando che è stato fatto dal Comune di Treviso nel 2010 e dopo un po' di anni di lavoro nel 2013 l'abbiamo inaugurato e man mano che passano gli anni lo stiamo giornalmente abbellendo, rendendolo sempre più accogliente, più bello per tutte le persone che vengono qua a trovarci. Tutti quanti, quelli che lavorano qui all'Eurosport in Treviso, hanno qualcosa che va oltre il lavoro, cioè ci mettono del cuore, no? E quando ci metti il cuore le cose funzionano meglio. Chiudiamo con un aneddoto, qualcosa di divertente o di bello, significativo che vi è capitato durante questi anni. Ah, guarda, una cosa molto curiosa e che ci fa anche riflettere su come funziona il tennis, no?
Noi nel 2014 abbiamo fatto un Tennis Europe Under 14, un primo grado, quindi un torneo importante, e fra gli iscritti c'era un tale Jannik Sinner. È curioso come lui al primo turno abbia perso, ma la morale qual è? Che quello che ha vinto il torneo, io sono andato poi a vedere per curiosità personale, non ha fatto la carriera che ha fatto lui. E lui adesso è fra i primi giocatori d'Italia e fra i primi del mondo. Cioè noi dobbiamo dare tutto il valore che merita ai nostri ragazzi, ma non dobbiamo far credere ai nostri ragazzi che quei risultati che ottengono a 14, 15 anni, 16 anni, anche importanti, siano già il raggiungimento di un obiettivo. Per l'Eurosport in Treviso ho trovato questo angolo verde e mi sono soffermata in compagnia di Giuliano, che praticamente sei qui da quando è nato questo circolo. Sì, io sono qui da quando è nato questo circolo. Quello che piace a me è la maniera come è gestito con la stessa struttura, e riesco ancora a giocare 5 giorni alla settimana e mi diverte parecchio. Però lei non è solo, diciamo, tennista amatoriale, no? No, diciamo che io sono anche un giudice arbitro che svolgo l'attività gestionale nei tornei, nei campionati a squadre. E so che qui c'è stato un torneo ETA internazionale, quindi Under 14, chissà quanti piccoli giocatori che oggi sono dei professionisti magari ha visto. Diciamo, ho visto dei giovani giocatori, soprattutto tengo ancora un ricordo di un tabellone dove c'è la partecipazione di Sinner. Benissimo. E poi c'era anche il fratello di Quincy, e questo mi ha dato una soddisfazione, perché non è facile partecipare a queste manifestazioni in questi livelli qua. Bene, allora aspettiamo un altro torneo internazionale? E io me lo auguro, il prima possibile. Vai, andiamo dentro? Serena, ci conosciamo da tanti anni, se ricordo bene era il 97 o il 98, comunque il torneo B organizzato da tuo padre nel primo circolo che avete costituito, che tuo papà Eddie ha creato a Cordenons, e da lì insomma siete esplosi. Eurosporting è diventata Eurosporting Experience, che comprende queste tre sedi che fanno attività simili ma anche diverse. Abbiamo appunto il Parco Ventura d'Oronzo di Cadore, abbiamo l'Eurosporting Cordenons, dove tu sei stato ospite anche come grande giocatore del nostro Challenger, e poi abbiamo Eurotennis Treviso, che è fortissimo per quanto riguarda l'agonismo, ma in futuro abbiamo grandi aspettative anche per quanto riguarda l'attività internazionale, perché il nostro obiettivo è di cercare di replicare, ovviamente in un futuro, con il tempo e costruendo pian pianino, gli eventi internazionali di tennis e anche di padel. E quindi la vena agonistica comunque rimane qua, la volontà di fare attività internazionale. Assolutamente. Parte un po' da tuo papà, sin dai tempi, mi ricordo, tuo papà comunque è sempre stato pro tornei, pro squadre, pro giovani, ha organizzato, sì, di tutto e di più. Cerchiamo di mantenere quello che lui ha fatto e di farlo crescere e di evolverci sempre di più, migliorando e anche insomma prendendo spunto, insomma crescendo, ecco, questo è l'obiettivo che noi abbiamo, tenendo alto comunque il suo nome. We'll be right back.
qui c'è un ragazzino interessante che si sta allenando. Quasi quasi gli chiedo di fare due palle. Ah no, mi devo cambiare prima, voi rimanete lì, eh. Adesso sono pronta. I ragazzini teniamoli a bada. Grazie Pietro per l'allenamento. Figurati. Hai una bella palla, infatti ho scelto proprio te perché so che sei rappresentante di questa scuola tennis. È vero? Esatto, è così. E come mai? Sarà perché è un po' di tempo che sono qua, sono forse l'allievo che è iscritto a questo circolo da più tempo. Poi tu sei il classico ragazzo che studia. Sì, sì. Faccio... Quindi non è facile conciliare le due cose. Sì, faccio il liceo classico. A volte conciliare le due cose può essere problematico, ma comunque ci si prova con un po' di impegno, si arriva a fine giornata sempre col sorriso quando si sa di aver fatto tutto bene. Bravo, questa è la giusta mentalità che devono avere tutti i ragazzi. Qual è il tuo idolo o comunque se ti ispiri a qualcuno? Ho iniziato a giocare a tennis guardando Federer in televisione, cliccando il numero sbagliato del canale, quindi è successo tutto per caso e c'era Federer in TV. Quindi è con lui che ho iniziato a giocare ed è a lui che mi ispiro. Pietro, so che oggi è anche un torneo. Sì, esatto. Quindi se vince è merito della chieppa. Se perdi non è colpa mia, eh. Dai, allora, a parte gli scherzi, in bocca al lupo e vatti a allenare. Grazie. Con che disinvoltura poi. Bravissimo. Ma perché mi hai fatto cambiare? Perché devo preparare un Ironman che molto probabilmente non riuscirò a finire e quindi dobbiamo allenarci. Guarda, un bel circuito per noi. Wow, bello, sì. Vai, sì. Ci alleniamo, via. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi, vi stavamo aspettando, io sono Fabrizio, lei è Monica, abbiamo preparato per voi questo circuito di allenamento funzionale, sono 8 stazioni, ok? Alterniamo un esercizio di carico, un esercizio un po' più intenso, giusto per la vostra gara di Ironman. Facciamo così, Giorgio tu parti da questa stazione, Stefania dagli ostacoli. Pronti? Via, andiamo! Fuori l'aria, bravo! Sopra la nuca! Pinta dei glutei e stendile anche, bravissima! Fuori l'aria! Su, su, su! Bravo, bravo, bene così, dai! Queste sono le curve della schiena. Vai, squat jump. Bravissimo, ammortizza con le ginocchia. Ammortizza e su, spinta, vai. E questi sarebbero gli Ironman? Non ci siamo. Germano, ti volevamo intervistare io e Stefania insieme, però Stefania non vuole più entrare in palestra. Dopo l'allenamento di prima, mi sa che per un mese non la vediamo più appunto in palestra o ad allenarsi. Comunque, tu ti occupi della, diciamo, della gestione insieme ad Anna della scuola tennis e dell'agonistica, in particolar modo della comunicazione e della parte amministrativa, invece Anna fa la parte della programmazione. Ecco, la comunicazione. La comunicazione è una parte fondamentale ormai per una scuola tennis moderna, comunicazione per quanto riguarda i genitori, comunicazione per gli atleti e comunicazione anche ai maestri, sia interna che esterna.
qui a Treviso abbiamo circa 280 allievi che fanno tutti attività, ovviamente per il loro livello, per la loro età, per il loro stile di gioco e il loro stile anche di impegno, in modo tale che tutti possano giocare, divertirsi e imparare. È raro trovare circoli capaci di reclutare 280 bambini, qual è il vostro segreto? Beh, sono 6 anni di duro lavoro, di promozione, di programmi didattici, credo, seri e affidabili, di impegno con le scuole, di programmi federali, programmi FIT fatti sabato e domenica, FIT Junior Program, racchette di classe, tutti i progetti federali fatti in un certo modo ci hanno aiutato a portare questi numeri, ma soprattutto tanti ragazzi che vogliono fare attività. Ma con 6 campi, una palestra e la struttura geodetica dove fate attività, anche quell'organizzazione diventa, secondo me, complicata. Com'è? Diventa complicata, ma con l'aiuto della tecnologia, sistemi informatici corretti, un gestionale che abbiamo per l'organizzazione e la programmazione, sia tecnica che proprio degli spazi, diventa fondamentale. È un gestionale che avete costruito voi, avete, sì, diciamo, commissionato per... No, abbiamo costruito noi in base alle nostre esigenze e all'esigenza del cliente, cioè il maestro ha una propria applicazione dove vede le sue ore di gioco, i suoi gruppi, il programma didattico e tutte le informazioni del caso. Addirittura può cliccare con lo storico di ogni bambino su tutte le attività che fa. Siete avantissimi, devo dire. A questo punto tocca andare in campo a vedere Dobbiamo i ragazzi giocare. Campo, certo. Vai. Tenevo molto a fare io questa intervista perché da tecnico nazionale a tecnico nazionale, soprattutto da donna a donna, secondo me all'interno di un circolo è molto importante la figura femminile. Anna è il direttore tecnico dell'Eurosporting qui di Treviso. Raccontaci bene il tuo ruolo qui all'interno della scuola e di cosa ti occupi. Sì, allora io all'interno dell'Eurosporting sono il direttore tecnico, mi occupo di coordinare un po' tutta l'attività dal punto di vista didattico e di insegnamento dei ragazzi a partire dal mini tennis e per tutti gli altri settori. All'interno della vostra organizzazione, del vostro team, non sei solo tu donna, giusto? No, siamo uno staff di 8 persone tra maestri, preparatori fisici e insegnanti e ci sono altre ragazze, altre donne e questa è una cosa su cui l'Aerosporting punta molto, sia all'interno dello staff tecnico che amministrativo, quindi abbiamo valorizzato l'ho notato, figura femminile. Cos'è secondo te l'elemento più importante per far migliorare questi ragazzi? Allora, noi cerchiamo fin dall'inizio di sviluppare sia la parte tecnica che tattica del gioco per i ragazzi a partire dal mini tennis e a seguire. Tanto che chi si occupa del settore agonistico poi si occupa anche del mini tennis proprio per avere sott'occhio tutta l'organizzazione. E so che avete comunque avuto dei buoni risultati nelle gare a squadre, no? Sì, anche quest'anno siamo riusciti a portare una squadra maschile alle finali di macroarea, quest'anno l'under 14 maschile, anche negli anni passati siamo riusciti a portare sempre qualche squadra e abbiamo raggiunto anche 3 finali nazionali, under 14 e 16, quindi tutto con ragazzi cresciuti nel nostro circolo. Allora, i ragazzi qui si stanno allenando, ma cosa stanno facendo esattamente? Stanno facendo preparazione fisica con il nostro preparatore Andrea, perché per noi è molto importante che ogni volta che vengono a giocare a tennis abbinino anche la preparazione fisica. Giustissimo, andiamo a vederli da vicino. Ciao Giorgio e Stefania, dove andate? Stiamo partendo, andiamo a casa, abbiamo finito di girare la punta di circolando, andavamo via. Beh, prima di andare via, fermatevi un attimino che così vi do qualcosina da assaggino prima di partire. Giustamente. Non male, partire con la pancia piena sarebbe la soluzione. Dai, faccio due robette veloci così siete tranquilli in macchina. E cosa ci prepari di... No, in questo caso è una sorpresa. Va un attimino. Bene, va bene, ci stiamo. Stupiscici alla grande. Aceto? Gamberone. Scampi. Mm.
piattamento. Vabbè, sei proprio top level, guarda lì. Wow. Eccoci qua, ragazzi. Perché a me. No, raccontaci, che cos'è? Ve lo dico dopo. Ah. Marco. Fantastico! Barcari! Fantastico! Mauro, cosa ci fai bere? Vedo che sei arrivato con una bottiglia. Devo farti assaggiare un bel vino della nostra zona e un prosecco. Ma dai, ci avrei scommesso! Vania. Grazie. Grazie. Claudio. Marco. Dai, cazzo, facciamo un cin. Cin. E poi... Alla nostra. Cin cin. Sì, ma altro finire tutto tu, mi sa che io ci ritorno qui. Ottimo. Ora andiamo a farci la passeggiata che ci hai consigliato. Sì. Va bene? Grazie bene. Di tutto. Grazie Mauro, a voi. Alla prossima, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, Marco. Ciao, ciao, grazie. E mentre il sole sale su, e che ci vuole male un omagù. Aveva proprio ragione Mauro. Carino qui, eh? Bellissimo, il parco degli alberi parlanti, top, camminata top. Quasi quasi ci dovremmo tornare con le nostre famiglie e bambini. Vai, affare fatto, nel frattempo rimanete sintonizzati per la prossima puntata di Circolando. Ciao a tutti! Ciao ciao! A Santa Maria, la piazza che ci dice addio. Russo canta, sole mio, tu non sei il sole mio, il solito menù. Che ci hanno fatto i filtri su con le... Ma dobbiamo fare... Stai prendendo? Olè! Grazie! Siamo con il presidente Claudio del Eurostennis. Chi ci vuole male, male, male una madre.